Ciao, buongiorno a tutti e buona giornata da VReview. Mi è capitato tra le mani questo smartphone. Devo dire che dalle prove che ho effettuato e dall'hardware presente all'interno di questo smartphone sono rimasto davvero colpito. Molto bello, ottimo l'hardware e fila liscio che è una meraviglia. Subito passo alla confezione che, come potete vedere, è veramente una bella confezione. Ogni scatolina al suo interno contiene un accessorio, il tutto sistemato in questo modo quando vi arriva a casa. Troviamo la scatolina che contiene il cavetto USB placcato oro, tra l'altro fatto anche molto bene con cavo antigrovigliamento e piuttosto spesso. Troviamo il caricabatterie fast charge. Cosa vuol dire fast charge? Vuol dire che ricarica il nostro smartphone in modo più veloce, perché oltre ad erogare un voltaggio di 5 volts a 2,2 ampere, eroga un voltaggio a 9 volts sempre di 2,2 ampere. Quindi, grazie al processore all'interno del nostro smartphone, che è uno Snapdragon Qualcomm, riusciamo a ricaricare in 1 ora e 40, perché è il tempo che ha impiegato lo smartphone per ricaricarsi da completamente scarico, quindi una velocità veramente sorprendente. Troviamo anche delle cuffiette con i padiglioni auricolari, come potete vedere, che si incastrano perfettamente dentro l'orecchio. Tra l'altro, queste cuffie servono anche da antenna quando vogliamo ascoltare la radio, perché vi è un'app già installata dentro al nostro smartphone. Abbiamo una pellicola da applicare sul vetro del nostro smartphone e abbiamo anche una cover in plastica semitrasparente. In più lo spillo per poter togliere le schede SIM. Smartphone davvero molto bello, a partire già dal colore che è un oro ramato, più che altro è più un color rame chiaro, molto bello, molto sottile. Completamente il corpo in alluminio, quindi anche resistente. Direi davvero bello e molto leggero. Il display è un display 1920x1080, quindi abbiamo un Full HD. A partire dal vetro, che il vetro è un Gorilla Glass 4. Il Gorilla Glass 4 è un vetro di ultima generazione che allo stato attuale è il miglior vetro come resistenza agli urti e ai graffi e ha una curvatura 2.5D, quindi è leggermente curvato ai lati. All'interno di questo smartphone troviamo un processore Octa-Core Qualcomm Snapdragon il 617, l'MSN 8952 con architettura ARM Cortex A53 a 64 bit ed ha una frequenza massima di clock di 1516,8 MHz. La scheda grafica è una scheda Adreno 405, quindi la 405. La batteria interna è una batteria da 2800 mAh, non è una batteria molto potente, però questo l'hanno fatto a vantaggio di un design molto sottile. Però grazie al suo caricabatterie rapido riusciamo a ricaricarla in 1 ora e 40, quindi nella prima mezz'ora riusciamo a ricaricare il telefono più del 60-70%, quindi molto molto veloce. Abbiamo il lettore di impronte digitali che può servire oltre al riconoscimento crittografato appunto delle nostre impronte per scattare fotografie o per crittografare il doppio spazio. Questo è un doppio spazio di archiviazione che praticamente ci permette di tenere nascoste quello che noi vogliamo non far vedere ad altri, se magari qualcuno ha la possibilità di accedere al nostro smartphone. Quindi in uno spazio doppio, crittografato da impronte digitali o da eventuali password, riusciamo a tenerlo nascosto. Gli altoparlanti sono stereo e sono posti sotto il telefono. La porta fotografica devo dire che è molto buona. Scatto veloce, messa a fuoco rapida, HDR presente con automatico on e off. Abbiamo anche, grazie al software, delle altre possibilità di scatto, come per esempio la modalità notte, che appunto
la modalità notturna è impostata per scattare fotografie in condizioni di luce scarsa. Se noi sistemiamo il nostro smartphone su un treppiede e lo teniamo il più fermo possibile, riusciamo a scattare delle fotografie anche con qualità appunto di luce scarsa molto ben definite. Tra l'altro abbiamo anche il controllo dell'esposizione fino a 8 secondi, quindi riusciamo proprio a catturare dettagli e a illuminare di più la scena se ce ne fosse bisogno. Un'altra impostazione è l'impostazione SLR. In questo modo è possibile scattare photo bucket. Le photo bucket sono quelle che praticamente, se noi dobbiamo fare una fotografia ad un soggetto, ad una persona, riusciamo a mettere a fuoco perfettamente quella persona ma a sfocare tutto il resto. Quindi quando vediamo fatte da un fotografo le fotografie del matrimonio del nostro bimbo con lui in primo piano e tutto il resto sfocato, questo cattura l'attenzione in più sul soggetto fotografato. La posteriore è di 13 megapixel con il flash che non è bianco, è un colore naturale, quindi tra il bianco e il giallo. Invece la fotocamera anteriore è una 5 megapixel. Come dicevo, il reparto fotografico è davvero ottimo, abbiamo delle ottime fotografie con ottimo dettaglio, ottimi colori, anche di sera. Ora metterò a schermo intero qualche fotografia scattata con questo Coolpad. Per quanto riguarda la ricezione del Wi-Fi, nella descrizione prodotto non è menzionato 5 GHz, ma invece, come potete vedere, io sono collegato al mio router di casa a 5 GHz, quindi oltre ai 2.4 GHz riusciamo a collegarci per una massima stabilità e più velocità se abbiamo un router di casa con trasmissione 5 GHz. Ci sono molti sensori presenti in questo Coolpad, ci sono l'accelerometro, il sensore luce, il sensore di orientamento, il sensore di prossimità, il sensore suono, sensore magnetico e il giroscopio. Il giroscopio è davvero molto importante per chi volesse usare questo smartphone per inserirlo negli occhiali a realtà virtuale, quindi gli occhiali VR. Quindi è perfettamente compatibile con i giochi a realtà virtuale oppure i video che a volte sono messi su YouTube, dove si può girare e vedere praticamente a 360 gradi quello che succede intorno a noi. E devo dire che è davvero un piacere, visto lo schermo da 5.5 e la risoluzione Full HD di questo Coolpad. Facendo un benchmark usando AnTuTu, che di solito uso sempre per testare i telefoni e per vedere come si comporta il render in video, come potete vedere è molto fluido, sono rimasto piacevolmente stupito dalla potenza di questo smartphone. Non risulta a scatti e provate voi a fare una prova a casa con il vostro smartphone attuale, installate AnTuTu e provate a vedere come si vede, come viene renderizzato il benchmark e come viene classificato il vostro smartphone. Devo dire, video piuttosto fluido, superiore ad altri telefoni di costo di fascia superiore. Il sistema operativo è Android 5.1 più via la versione Cool UI 8.0. Rende davvero fluido questo smartphone con applicazione e velocità di gestione molto molto elevata, quindi sono davvero rimasto soddisfatto. Per quanto riguarda l'uso dei giochi, sono rimasto soddisfatto anche perché io uso sempre questi tipi di giochi dove vi è uno scorrimento veloce del display, dell'immagine del display, dove il rendering deve essere piuttosto reattivo, ma possiamo vedere che non ci sono freeze, non ci sono scatti, tutto è fluido e quindi si gioca piacevolmente a quasi tutti i giochi. Certo, non aspettiamoci qualcosa di fenomenale quando ci sono molti magari omini in giochi di ruolo o cose del genere, ma devo dire che si comporta davvero davvero molto bene.
anche per quanto riguarda la gestione, la riproduzione dei file interni tramite micro SD, come potete vedere, schermo davvero chiaro, audio buonissimo, e non ha nessun lag anche a spostare e a leggere la scheda SD, quindi piuttosto reattivo. Ma se ce l'hai davanti agli occhi, ma che fai, colazione con la grappa al mattino? Probabilmente l'hanno sostituito per impedirci di scoprire. Direi ma io non... un ottimo riproduttore video. Abbiamo inoltre installato qualche app tipo la bussola, la radio, dove dovremo usare appunto le cuffie come antenna per poter ascoltare la radio, che è già un'applicazione al suo interno. Abbiamo un pulitore di sistema per cancellare i file inutili che, come si può dire, occupano spazio nella nostra memoria, e anche un gestore per la nostra memoria RAM. Quindi direi che non manca assolutamente niente a questo smartphone per far parte di una fascia media, nonostante il prezzo sia di fascia bassa. Non posso fare altro che consigliarne sicuramente l'acquisto, visto che l'ho testato per parecchi giorni e ne sono rimasto veramente contento. Ciao e un saluto a tutti da VReview. Alla prossima!